Consulenza 2018, siamo con Luca Giorgi, direttore commerciale per l'Italia e la Grecia di BlackRock. Dottor Giorgi, siamo in una fase particolare dei mercati, queste giornate sono state un po' convulse sulle borse internazionali, come devono muoversi gli investitori in questo momento secondo lei? Gli investitori per la prima volta tornano a vedere una volatilità che aumenta sui mercati finanziari. Dobbiamo tornare indietro a metà del 2015, all'agosto del 2015, per vedere una volatilità simile soprattutto sul mercato azionario americano, che in realtà questi anni ha performato molto bene con una volatilità molto bassa. Quindi come deve comportarsi l'investitore? Ovviamente è salutare, penso che sia normale avere una pausa di riflessione anche sui mercati azionari dopo che hanno corso così tanto soprattutto sulla parte americana. Anche la parte europea di conseguenza ha corretto, sicuramente questo è un tema importante, ma rimaniamo comunque positivi sull'asset class azionaria, anche perché l'obbligazionario oggi presenta delle sfide sicuramente difficili da affrontare, perché il tapering sta arrivando, quindi finalmente il tapering a livello europeo arriverà nei prossimi mesi, quindi c'è stata una diminuzione dell'emissione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea, da parte di Draghi, quindi sicuramente i portafogli ora devono essere ben diversificati. Stiamo attraversando quindi una fase diversa dei mercati finanziari e gli investitori devono controllare i loro portafogli che siano ben diversificati per il rischio, per evitare di avere una volatilità eccessiva e di non riuscire poi a generare performance. Ecco, qui a Consulenza BlackRock presenta una nuova gamma di prodotti che si chiama Universe. Di cosa si tratta? Si è sempre parlato di questa alternanza tra attivo e passivo. In realtà ormai come BlackRock pensiamo che possano coesistere attivo e passivo, quindi abbiamo deciso di lanciare questa nuova gamma di soluzioni dal nome Universe. È una nuova SICAV irlandese, si chiama BUF, quindi BlackRock UCITS Funds. È una SICAV che è outcome oriented, vuol dire che sono 6 soluzioni per rispondere ai bisogni. La cosa interessante, la cosa nuova anche per il mercato italiano, è che è fatta in blending di attivo e di passivo. Quindi ci sono i fondi attivi di BlackRock, quindi la gamma BGF, BSF conosciuta sul mercato italiano, unita agli ETF. E soprattutto la connotazione importante è il fatto che viene gestita per la prima volta in Italia. Il nostro team è capitanato da Bruno Rovelli, che è il nostro gestore a Milano, che con il supporto di Londra gestisce questi 6 portafogli, che sono un mix di strumenti attivi e strumenti passivi. Quindi c'è una soluzione, ad esempio c'è Planet Fixed Income, che è una soluzione di protezione, Planet Grow per la crescita, Planet Diversified per la diversificazione, quindi passare da una logica di benchmark a una logica di outcome, quindi rispondere a un bisogno. Quindi siamo fiduciosi che questa possa essere una nuova soluzione, una nuova storia di successo sul mercato italiano, e la presenteremo oggi qui a Consulenza 2018. Grazie a Luca Giorgio. Grazie a tutti voi, arrivederci.